Per 10 anni, da quando un violento nubifragio nel 2001 rese inagibili due palazzine in Vico Longo a Carbonara, hanno alloggiato all'Hotel Virgilius a spese del comune. Ma dallo scorso luglio l'amministrazione comunale ha deciso di interrompere ogni rapporto con gli alberghi che li ospitavano. A Palazzo San Giacomo gli sfollati dell'Hotel Virgilius sono stati ricevuti dagli assessori al patrimonio Bernardino Tuccillo e alle politiche sociali Sergio D'Angelo, che hanno ribadito la volontà dell'amministrazione di invertire la rotta rispetto alla scelta della precedente giunta comunale, costata nell'ultimo decennio 24 milioni di euro, e comunque di affrontare la vicenda sulla quale è in corso un'indagine della Procura con interventi mirati senza consentire speculazioni sul disagio sociale. Si collocarono non solo queste famiglie provenienti appunto da queste situazioni di inagibilità, ma anche diversi altri nuclei familiari, alcuni dei quali addirittura provenienti da occupazioni abusive di nostre strutture pubbliche, fino ad arrivare a circa 200 persone, poco meno di 200 persone collocate presso questi alberghi. Ma la cosa ancora più strana è che si è previsto un contributo di 55 euro a persona e vitto e alloggio assicurato a queste famiglie, il tutto con una spesa di 6.000 euro per un nucleo familiare medio di 4 persone. Con una parte minima di queste risorse sarebbe garantito il ritorno veloce in queste abitazioni di proprietà del comune, che sarebbero stati in tempi veloci riadeguati e resi agibili. A sostegno di queste famiglie, l'amministrazione comunale sta predisponendo una serie di atti e di verifiche sulle reali condizioni di disagio dei richiedenti. Noi, proprio perché siamo un'amministrazione sensibile all'allarme sociale, alla sofferenza sociale, intendiamo proporre con un atto deliberativo misure che prevedono l'assistenza per le famiglie che provengono da alloggi comunali fino a quando non torneranno nelle case appunto di proprietà del comune. Abbiamo già chiesto al concessionario di velocizzare i lavori per rendere di nuovo agibili queste case, nelle quali sei nuclei familiari attendono di ritornare da 10 anni. Per gli altri nuclei familiari che provengono da altre situazioni, da alloggi privati, noi faremo una verifica delle condizioni sociali e se ci dovessimo rendere conto che ci sono condizioni di vero disagio, prevederemo, così come era stato fatto in passato, attraverso un atto deliberativo, misure di sussidio e di assistenza e di agevolazione al fitto. Così faremo anche per gli immigrati.